Buongiorno a tutti, benvenuti a questo quinto ed ultimo appuntamento con la Ninja Pro Week. Lo spiego a chi partecipa per la prima volta. Lunedì abbiamo inaugurato questa maratona lunga una settimana, la maratona dei guerrieri del digital. 5 giorni di live event fino al 18 novembre, fino ad oggi, dalle 13 alle 14, quindi un modo per passare insieme le pause pranzo di questa settimana molto calda pre-Black Friday. E l'abbiamo passata affrontando insieme contenuti altamente tecnici, molto avanzati, per aiutare chi come voi è un professionista del digitale a cogliere le nuove sfide in ambito e-commerce, social media e digital marketing, ma anche marketing automation e tanti altri temi che chi ci ha seguito ha avuto modo di approfondire. E ringrazio chi ci ha seguito, ci avete seguito in centinaia, davvero avete dimostrato entusiasmo, interazione, avete apprezzato gli speaker e i temi che vi abbiamo portato in queste pause pranzo. E adesso però, dopo per 5 giorni aver trattato alcune delle competenze digitali più richieste, è arrivato il momento di capire come tramutarle in concrete opportunità di lavoro. Quindi come presentare al meglio le proprie qualità, le proprie competenze e farsi notare nelle aziende. E questo è il tema che abbiamo scelto per l'intervento, la giornata di oggi. Sicuramente una delle strade che noi Ninja vi consigliamo è quella di certificare le vostre competenze. Per fare cosa? Per renderle il più possibile oggettive e dimostrabili in fase di colloquio, in fase di interlocuzione con le aziende. E vi parlo dell'esame CEPAS, di cui abbiamo l'onore di essere organo di valutazione, permette proprio di diventare professionisti digitali certificati, come specialist o come manager in ambito digital, social ed e-commerce. Esiste cioè uno schema di competenze ufficiale che disciplina le competenze del digital marketing manager, del digital marketing specialist, del social media manager e via dicendo. Per accedere a questo esame di certificazione, naturalmente bisogna dimostrare dei requisiti di formazione e di esperienza sul campo nella professione che poi si sceglie di certificare. Quindi io vi dico, vi consiglio, seguiteci fino alla fine di questa diretta di oggi per avere in anteprima il link per accedere alla promo Black Days. Quindi alle 2 di oggi, alla fine di questa diretta, inizia ufficialmente il Black Friday di Ninja Academy e potrete ottenere così il miglior prezzo sui bundle, master più certificazione e tanti altri percorsi formativi. Infatti troverete tutto il catalogo Ninja scontato fino all'80%, quindi vi dico, se avevate da un po' di tempo l'idea di accedere ad un percorso Ninja, avevate un corso Ninja nella vostra wishlist, è arrivato il momento di aggiudicarvelo al miglior prezzo, quindi stay tuned fino alla fine. Ma entriamo nel vivo di questo giorno presentando il primo ospite. Allora io chiamo a raggiungermi su questo palco digitale Fabio Picone, Senior Manager Technology e Digital di Michael Page. Ciao Fabio, ben trovato, come stai? Ciao Adele, buongiorno, io sto benissimo, insomma, periodo particolarmente caldo, quindi insomma per fortuna c'è tanto lavoro da fare, tanti talenti nel digitale da trovare. Esatto. Ti ringrazio insomma, per la rapida info, ma intro, magari do giusto due parole insomma, per chi non conoscesse il ruolo dell'Headhunter, insomma, mi occupo di selezione del personale per aziende terze, abbiamo insomma, collaborato tanto insomma, anche con Ninja. Quindi il mio lavoro è insomma trovare appunto candidati, trovare l'opportunità più idonea per i candidati appunto in ambito digitale. Mediamente Perfetto. insomma incontro 600 candidati l'anno, quindi oggi appunto vedremo con Adele appunto l'anatomia del curriculum ideale appunto per i nativi. Esatto, io ho chiesto a Fabio di mostrarci, no, in tutta la sua carriera, tutta la sua esperienza, di mostrarci, naturalmente nascondendo dei dati sensibili, dei dati personali, il curriculum digital perfetto, così che possa essere di spunto e di ispirazione, no, per tutti voi che ci state ascoltando. Quindi Fabio, io ti lascio subito la parola, proietta pure questo super mega curriculum da ninja del digital, spiegaci un po' appunto quali sono i punti di forza che ti hanno colpito e diamo un po' di consigli pratici a chi ci ascolta. Assolutamente sì, mi permetto insomma di dire giusto due parole sulle diverse posizioni. Il curriculum che porterò insomma oggi alla vostra attenzione è un curriculum insomma di una figura che è nata ovviamente dal basso, quindi ha fatto la sua gavetta, ad oggi è un marketing manager, quindi insomma overall ha gestito insomma all'inizio la parte social, poi la parte community, si è spostato sulle performance per poi insomma abbracciare ovviamente la responsabilità di tutte le diverse aree.
Ovviamente il modo per arrivare a questo tipo di carriera, le modalità sono differenti, no? Nel senso che si può arrivare dalla creatività, dalle performance, dal social, Certo. tuttavia, insomma, non volevo dare, insomma, troppe informazioni perché, insomma, magari creano entropia e confusione, no? Quindi poi ho scelto quello che tra i diversi curriculum, oramai 6 anni che faccio questo lavoro, quindi 600 per 6, insomma, se la matematica mi aiuta, circa 3.500 visti è quello che di primo impatto mi ha colpito di più. Lo vado a condividere così, insomma. Perfetto, vai. È il momento di svelare il curriculum. Secondo un headhunter di Michael Page, quindi uno dei principali player del mercato del recruitment, vediamo qual è un perfetto curriculum in ambito digital. Vai, Fabio. Ecco qui. Allora, ovviamente non è il mio, ma appunto come anticipavi tu, Adele, ho dovuto oscurare dati sensibili. Il curriculum faccio prima un rapidissimo scroll, insomma, così da dare un'overview complessiva, si mostra molto pulito, no? Insomma, anche come colore, insomma, come creatività non c'è, insomma, è abbastanza asciutto, va, insomma, in maniera abbastanza dritta su determinati aspetti. Allora, partendo dall'alto, ovviamente, vabbè, nome, cognome, la foto, anche su questo si potrebbe aprire un tema, no? Ci sono tematiche diverse, di inclusion, foto, non foto da inserire, non inserire, non c'è una regola, insomma, nel mercato italiano possiamo, insomma, fare come meglio crediamo, è, insomma, una scelta personale. Personalmente, insomma, ovviamente la scelta non si basa sulla presenza o meno della fotografia, ma sul contenuto del curriculum. Il job title sotto, giusto per identificare subito di che tipo di professionalità stiamo parlando, no? Il job title potrebbe appunto avere un aspetto più generico, come in questo caso, nel senso marketing manager, perché è il ruolo che ricopre. Oppure, se vogliamo sottolineare determinati aspetti della nostra carriera professionale, possiamo mettere, non so, performance marketing manager specializzato sul paid advertising o sul brand, content director, creative director, insomma, per dare, insomma, un overview, una sfaccettatura già all'inizio, insomma, delle peculiarità del profilo. Mini biografia, veramente, insomma, il tempo di lettura di 10 secondi per capire, insomma, la persona che cosa ha fatto. In questo caso, appunto, parliamo di una figura che nativa nel digitale e orientato appunto alla parte analitica. Da giusto un overview del suo percorso, insomma, è nato nel digitale, in una realtà, insomma, di cui ho scorato il nome, appunto, che si occupava di biotech, è migrato, insomma, in una realtà del settore food. Dopodiché, insomma, dopo una breve esperienza in un'area fintech, ha diretto il marketing di una multinazionale leader del settore della formazione iniziale. Accanto, quindi proprio nella prima pagina, no? Insomma, se volessimo rapportarla a Google, le info personali, nel senso che, appunto, se ci colpisce il curriculum, la prima parte di esperienza lavorativa, abbiamo subito il contatto, i contatti necessari per entrare, per contattarlo. Quindi indirizzo piuttosto che, insomma, numero di telefono, questo ovviamente è il mio, e la mail ovviamente personale, no? Nel senso che non lasciamo mail aziendali, a meno che non è la mail di primo utilizzo. Data e luogo di nascita, anche qui, insomma, non c'è una regola, si può mettere o non mettere. Insomma, io in questo caso, appunto, il candidato l'aveva fatta presente, quindi l'ho lasciata in totale trasparenza. E breve rimando al profilo LinkedIn, qui se vado ad aprire, insomma, c'è il mio, così, insomma, possiamo anche avere la risposta online, appunto, del profilo del candidato. Andiamo, insomma, a fare un passaggio ulteriore. Qui troviamo, appunto, l'esperienza lavorativa, stesso schema, due parole, insomma, su quello che il candidato ha fatto, quindi gestione del team di consulenti con finalità di implementare progetti di customer data platform, CRM e Business Intelligence. Che cosa si evince? Che è un candidato molto orientato alla parte analitica. Spendibilità ottima nel settore digitale, perché, insomma, è vero, le performance, le creatività, insomma, la data visualization, ma tutto deve essere quantificabile, quindi l'approccio analitico, insomma, è pressoché essenziale per clienti sia in ambito consumer che in ambito business dei diversi settori. In questo caso, insomma, il candidato è migrato in questo caso, appunto, stava in un'agenzia, quindi lavorava su diversi progetti, appunto, in diversi ambiti. Le responsabilità, quindi, appunto, sviluppo dei progetti e il team del budget, soluzioni di marketing automation,
e insomma tutte i principali responsabili, le principali responsabilità, il ruolo in maniera molto più dettagliata. Scendendo insomma nell'esperienza, mi soffermerei più su quest'altra parte perché è più interessante. Il candidato ricopriva prima, insomma, il ruolo di Head of Marketing Italy presso, insomma, una realtà leader nella formazione con sede su Milano. 4 anni, insomma, ha ricoperto questo ruolo. La cosa che mi colpisce subito, che mi va all'occhio, è la parte, insomma, di risultati. Per il 2019, 21% di lead, in più di lead, quindi totale raggiunto 350.000, con, insomma, un grosso supporto alla parte sales. E visibilità appunto sia sul social che sul traffico. Mi è piaciuto molto appunto il suo mettere in risalto i risultati, no? È vero, io leggo un curriculum, il candidato avrebbe potuto scrivere qualsiasi cosa e sicuramente insomma non ho gli analytics sotto mano, ma un candidato che li mette con questo livello di dettaglio on top sicuramente saprà dimostrarmeli, no? Quindi mi dà l'idea di essere sicuro appunto aware delle proprie skills. Andiamo appunto sulle responsabilità, dove c'è la gestione del budget, ovviamente in qualità di marketing manager, 3 milioni l'anno, il disegno del piano marketing editoriale, calato poi sulla parte di media buying. Come insomma gestiamo questo budget con analisi di mercato e comportamento dei clienti online, offline e online, analisi del ritorno alle campagne, analisi dell'andamento del traffico. E qui appunto poi andiamo nella parte di coordinamento, quindi coordinava il team digital, in particolare SEO, SEM, video, creatività e social, ideazione delle campagne, che erano tutte gestite internamente, insomma, essendo appunto il team digitale interno, e la parte di CRM. Che cosa mi fa capire questo? Che il candidato sulla parte digital praticamente, insomma, gestiva lo sviluppo end-to-end del proprio piano marketing, no? Lo faceva anche, insomma, in maniera molto dettagliata. Il curriculum è scritto, insomma, in maniera, posso dire, perfetta, nel senso che, insomma, è di facile lettura, va nel dettaglio delle proprie attività in maniera rapida e concisa. Quindi, per un headhunter, ma anche, insomma, per una persona che si occupa di selezione del personale, già ancora prima dell'intervista si può fare un'idea di quelli che sono i punti di forza del candidato. Offline, ovviamente, quindi insomma, organizzazione di eventi promozionali, fiere di settore, creazione di materiale ad hoc, ovviamente, insomma, questa è una parte residuale del suo lavoro, e poi, insomma, la parte di gestione del team, quindi 5 persone, anche qui livello di dettaglio, più staff internazionale per progetti complessi. Ha introdotto appunto un team di project management e si occupava della gestione end-to-end del team, con dalle ferie permesse, quindi gestione del day by day, alle assunzioni e la scelta della RAL dei nuovi ingressi, oltre che la parte di valutazione. Come è arrivato a questa posizione? Pressoché apicale, no? Poi insomma il candidato ha fatto un cambio di rotta, quindi da head of marketing ad un'agenzia, si può anche vincere il motivo, insomma, Milano-Roma. Ha abbracciato un progetto personale, quindi insomma ha cambiato città e su Roma ha trovato un contesto di agenzia. Come ci è arrivato? È partito insomma da una posizione di specialist, quindi in questo caso, conoscendo il candidato, non l'ha descritto perché insomma poi la parte si è concentrato più sul ruolo di head of marketing, però era vertical nel performance advertising, e dà insomma solo un intro rispetto al pregresso. Ovviamente, insomma, ad oggi siamo alla fine del 2022, no? Cioè, facciamo al 2023. Mi piace molto il dare solo delle pillole sulle pregresse esperienze, perché poi, ovviamente, insomma, le esperienze più corpose che andrà a raccontare in colloquio sono questa di Head of Marketing e l'attuale, insomma, nella Digital Agency. Quindi funge, insomma, solo da treno, insomma, per arrivare alla fine della sua carriera. Istruzione e formazione, ovviamente, insomma, il candidato ha anche un ottimo percorso di studi, quindi inserisce il voto di laurea. Che dirvi? Anche su questo ci sono differenti filosofie. Io sono per metterlo, nel senso che poi, soprattutto su candidati experience, quello che conta non è ovviamente il voto di laurea, ma quello che si sa fare. Sentitevi anche qui liberi, nel senso si può mettere o non mettere, indifferente. E le referenze, anche questo aspetto mi piace particolarmente, no? Nel senso che dà insomma delle citazioni che hanno dato i suoi ex responsabili, inserendo nome e cognome,
Quindi per me, da hunter o recruiter di un'azienda, è facile risalire a Mauro e Federico e magari fare un double check su queste referenze. Ancora meglio, magari chiedere al candidato in questione di mi dai i contatti di Mauro, Federico o di un altro paio di persone, così da insomma, approfondire il discorso e referenze. Questo per quanto riguarda le esperienze. La parte invece un po' più schematica, quindi competenze e la parte insomma, più analitica di software tool, anche su questo, insomma, secondo me la lettura del curriculum è molto facile. Qui ci sono delle competenze orizzontali, quindi alla parte insomma, di gestione del team che lui sottolinea, candidandosi principalmente per dei ruoli manageriali, la metodologia di lavoro e il data, no? Questo si evince già dalle sue prime parole, insomma, specializzato nel digital e nell'analytics, lo ripropone anche in ordine da questo punto di vista, nonostante, insomma, magari sul digital advertising si senta più debole nella parte forecast e controllo. Quindi c'è, insomma, una coerenza tra quello che scrive su come riporta il curriculum. La parte che personalmente apprezzo di più è il dettaglio dei software che sa utilizzare. Quindi appunto a questo curriculum si può vedere che il candidato ha lavorato principalmente sui social con Facebook Ads, nella lead generation con Google Ads, ma meno rispetto alla parte di social, nella parte di marketing automation e nel project management. Quindi è un curriculum che secondo me insomma è coerente tra quello che scrive e le skills che riporta e ovviamente mi aspetto che in una parte di intervista i punti di forza, insomma, saranno quindi la parte social, la parte analytics, marketing automation e la gestione del team. In ultimo, ovviamente, insomma, una breve autovalutazione delle competenze linguistiche, quindi, insomma, ha una conoscenza dell'inglese dove si dà un'autovalutazione abbastanza forte. Farò, insomma, in fase di colloquio un double check, uno spagnolo, insomma, probabilmente, insomma, per un uso basico. Quindi se sto cercando un madrelingua spagnolo, sicuramente non è il candidato di punta. E due parole sul suo personale, quindi interesse. Ha pubblicato un romanzo. Questo che cosa mi può fare intendere? Che una persona che studia, approfondisce, gestisce le sue passioni anche nel tempo libero in una maniera che potrebbe essere interessante, nel senso che è arrivata a pubblicare un romanzo, no? Quindi insomma qualche traguardo l'ha raggiunto. E sì, si occupa insomma nuoto e ciclismo. E qui ho una breve battuta, insomma, finale, anche per stemperare i toni. Da sempre appassionato di cucina e food marketing, lavoro per perfezionare la mia carbonara, che insomma strappa un sorriso e potrebbe, insomma, accoglierlo maggiormente in fase di primo contatto. Non so, Adele, se secondo te ho sviscerato, insomma, un po' tutti i Sì, punti. Fabio, veramente molto interessante. Io ti ringrazio per questa, in fondo, decodifica, no, che hai fatto di questo curriculum e spero che chi ti ha ascoltato, no, magari abbia preso appunti, abbiamo capito quanto sia importante magari inserire appunto dei risultati quantitativi con precisione, no, per dimostrare l'impatto che il proprio ruolo, le proprie responsabilità hanno avuto su un business. E vedete, poi era interessante leggere il tuo retropensiero, no? Quindi se si è spostato da una città all'altra, come ci è arrivato, cioè sono tutti consigli utili che spero aiutino chi ci ascolta a immedesimarsi poi nell'altro lato, nel recruiter che lo legge. Effettivamente molto molto ben schematico questo curriculum, fai venire voglia, ecco, di conoscere questo profilo. La schematizzazione delle competenze, dei tool che aiutano il recruiter a fare il miglior match possibile con l'azienda. Assolutamente, magari se vogliamo dare qualche overview, so che mi rimane pochissimo tempo, però credo Sì, possa vediamo essere. anche se ci sono domande per te dal pubblico. Io vi ricordo che queste live sono interattive, quindi in questi ultimi minuti a disposizione con Fabio, chiedete pure se avete delle curiosità o delle domande. Certo, magari un'info che volevo dare a chi ci segue è anche l'escalation del candidato a livello retributivo, no? Insomma, quindi come è cresciuta la sua carriera, quindi mi permetto insomma, di riprendere il curriculum così da leggerlo insomma, in maniera un po' più facile. Insomma. Qui ovviamente insomma, aveva degli ingressi come stagiaire, come internship, quindi insomma, questi sono regionali, quindi insomma, a Milano aveva quanto insomma su Milano mi viene dato per lo stage che se non erro insomma dovrebbe essere sugli 800 euro, ammetto insomma non so nel 2014, l'ho incontrato recentemente quindi non ho approfondito questo tema. In questa realtà insomma fintech lui era a 23.000 euro,
Dopodiché è entrato nella sua azienda a 27.000 euro, per poi, insomma, crescendo ovviamente nel tempo, è stato 5 anni in azienda, quasi arrivare a raddoppiare lo stipendio, no? Quindi da 27 arrivare a un total pack di 50.000 euro tra fisso e variabile, che insomma è sicuramente in 5 anni, in 6 anni, Una bella un crescita, sì. risultato interessante, no? Dopodiché, ammetto, insomma, si è spostato su Roma praticamente alla pari, perché quello che lo spingeva non era l'aspetto economico, ma ovviamente un cambio di città. Che cosa l'ha reso così particolarmente appealing e quindi che ha portato, insomma, una crescita economica? L'essere verticale su determinati aspetti, che è praticamente, insomma, la parte digital come social e paid advertising, ed essere così analitico. Ovviamente non è l'unico modo, insomma, per arrivare al successo e per, insomma, ricoprire determinati ruoli. È stato un filone che il candidato sicuramente ha calcato bene nel contesto ideale, perché poi è stato, insomma, Certo, in certo. aziende pronte ad investire sul digitale. Voglio fare un parallelismo, Fabio, con il mondo delle start-up. In fondo il curriculum è un po' come se fossero le slide dell'elevator pitch, no? Quindi la Certo. presentazione in cui in pochi secondi, pochi minuti, scusate, devi presentare quelli che sono i punti di forza e i valori di un progetto, nel caso del curriculum di una persona. E quello che, quando anch'io avevo passato da startup, ricordo era che il consiglio dato era di strutturare le slide, e di conseguenza lo applico anche al curriculum, di strutturare i contenuti in maniera tale da un po' pilotare le domande in fase di intervista, cioè volutamente di lavorare su zone più luminose, zone un po' più in ombra, proprio da suggerire le domande stesse in fase di intervista, e Certo. quindi avere un po' più il controllo. Controllo in senso, come dire, positivo, no? Della narrazione e della conversazione. Quindi questo mi incuriosisce, no? Poi immaginare, diciamo, l'intervista, no? Dopo la lettura di questo curriculum, che cosa vai a chiedere, che cosa vai a approfondire. Abbiamo una domanda di Samantha, suggerimenti per il curriculum, immagino anche un portfolio per una figura creativa? Assolutamente sì. Samantha, ti ringrazio per la domanda. Allora, i creativi, ovviamente, insomma, il curriculum vale, ma per fortuna c'è uno strumento che accompagna, che è il portfolio, no? Quindi, insomma, ovviamente il portfolio andrebbe condiviso sulle maggiori piattaforme, no? Insomma, ce ne sono vertical, ad hoc, e dipende, insomma, dove vogliamo pubblicizzarsi. È normale che personalmente, quando io gestisco una figura creativa, se parliamo, insomma, di visual, content, copywriting, dipende, insomma, se ci rivolgiamo più al testo o più alla grafica, mi aspetto un curriculum che non sia quello che ho mostrato, no? Mi aspetto un curriculum magari che sia appunto colorato, che all'occhio, insomma, quasi mi conquisti, mi faccia capire, insomma, che parliamo di una personalità creativa, non per forza colorato, ma che almeno, insomma, non sia pulito, no? Consentite, prendila con le pinze, insomma, come una persona che invece si occupa di numeri analytics. Avevo Adele, lo sai, insomma, volevo anche proporre il curriculum di una figura creativa, e che per il creativo spesso e volentieri parla più il portfolio che, insomma, il curriculum di per sé. Le cose che andrà a inserire, se si ha un percorso di agenzia, come spesso e volentieri capita, insomma, per le figure creative, inserire i progetti. Spesso e volentieri, correggimi Samantha laddove sbagliassi, ci sono degli award, dei premi, insomma, che vengono raggiunti con il proprio lavoro, quindi quelli vanno assolutamente inseriti. Dopodiché, insomma, gestire al meglio il proprio blog, la propria pagina, insomma, il proprio portfolio, e metterlo ovviamente on top, no? Nel senso che dove appunto il candidato in questione ha messo il profilo LinkedIn, lì in realtà andrebbero messi diversi link al portfolio, perché poi parlano più di tanti lavori. Se si è gestito qualche evento in particolare, se parliamo, insomma, di canali tradizionali, se c'è qualche pubblicazione, qualche post, insomma, qualche creatività che si vuole sottolineare, assolutamente, insomma, il focus deve andare su quello. Il suggerimento che ti do, insomma, mi permetto di darti, Samantha, è che nei creativi poi, quando si cresce, no, soprattutto nella carriera, si diventa creative director, e quindi si governa, ovviamente, si ha la responsabilità tanto della parte grafica quanto della parte contenutistica. È pur vero che, insomma, un creativo di per sé nasce da qualcosa, no? Nasce spesso e volentieri dalla parte di contenuto, di copywriting, o dalla parte visual. Magari mantenere, insomma, quindi c'è una predisposizione al candidato, quindi sottolinearla anche quando si cresce,
potrebbe essere secondo me un valore aggiunto. Non per qualcosa, ma perché ad oggi comunque diciamo la figura del manager, direttore d'orchestra è un po' finita, no? Si chiede appunto il manager o la figura anche senior che metta le mani in pasta e sapere quale animo ha Samantha, se è più orientato al copywriting o al visual, mi può far comodo per capire se è fit o meno rispetto agli obiettivi aziendali, quindi agli obiettivi della selezione. Spero di averti risposto. Grazie, grazie Fabio, grazie mille. Allora io ti. Ah, Gianfranco, nel caso di figure, project manager, non si capisce tanto la domanda, Gianfranco, se la puoi riformulare, anche se dobbiamo passare all'intervento successivo. Quindi magari la raccogliamo con i relatori successivi. Fabio, io ti Vabbè, ringrazio molto per aver no, condiviso. vabbè, interpretavo la domanda di Gianfranco, però va bene, insomma, lasciala, capisco, abbiamo finito il timing. Sono Sì, io a grazie. ringraziare te, Adele, ringrazio il pubblico e ci vediamo prestissimo per qualsiasi Prestissimo. cosa. Grazie, Grazie. grazie mille Fabio. E adesso passerei la parola a Gianmarco Sepe ed Hunter di Cakey Job, al quale eccoti Gianmarco, ciao, Ciao Adele, ciao, buongiorno, buon pomeriggio ciao. e salve a tutti i ninja in ascolto. Esatto, io Gianmarco ti ho dato una missione molto elevata, cioè portarci dietro Ninja. le quinte del digital recruiting, esatto. Esattamente. Quindi dopo aver visto con Fabio l'anatomia, no? Aver passato i raggi X con gli occhi dell'Hunter, del recruiter, un curriculum, in generale ho chiesto a te, no, di dare qualche consiglio pratico, no, nel mondo della ricerca del lavoro in ambito digitale. Io vi ricordo nuovamente che queste live sono registrate, fateci delle domande e con i nostri relatori vi daremo risposta. Vai Gianmarco. Ok, grazie Adele. Dunque, oggi parleremo un po' di quello che è il dietro le quinte del digital recruiting. E io vorrei partire, vi condivido nel frattempo anche le slide, da quella che è una domanda da 1 milione di dollari, una domanda che viene rivolta spesso a tutti noi e Dunter, e cioè come posso fare io per riuscire ad avere maggiore possibilità di essere contattato dalle aziende, di avere maggiore possibilità di essere preso in considerazione, dalle aziende, dai recruiter di riferimento. Ebbene, è una domanda sicuramente che richiederebbe una dissertazione lunghissima per andare a coprire la casistica, per andare a coprire tutti i casi. Però c'è una buona notizia. La buona notizia è rappresentata dal fatto che esistono delle linee guida, esiste un sentiero che noi possiamo percorrere per avere una marcia in più e quindi per raggiungere il nostro obiettivo di essere presi in considerazione dai recruiter e dalle aziende dei nostri sogni. Io voglio partire da un concetto che è quello del talent marketing. Concetto che capirete meglio tra un attimo. Talent marketing o recruiting marketing, che cos'è? È una tecnica di ricerca e selezione di personale che ha preso piede negli ultimi anni, soprattutto nei vostri settori, IT, marketing e tech in generale. Settori che sono caratterizzati da un livello di disoccupazione relativamente basso rispetto ad altri. E nello stesso tempo dà un elevato livello di concorrenza, perché le aziende fanno a gara per portare a bordo dei propri team quelli che sono i talenti migliori, e questo non è affatto facile. Perciò hanno preso in prestito dai cugini dei dipartimenti marketing alcuni suggerimenti. Per esempio, i cugini dei dipartimenti marketing cosa fanno? Mettono al centro di ogni loro attività il cliente. Ed è un po' quello che abbiamo iniziato a fare anche noi recruiter da qualche anno. E mettendo al centro il candidato di ogni nostro processo, noi gli regaliamo una candidate experience positiva, gli diamo la possibilità di avere un arricchimento, di avere una crescita, di avere la possibilità di ottenere qualcosa anche nel momento in cui non viene assunto, però rimane soddisfatto del processo portato avanti. Un altro elemento fondamentale alla base del talent marketing o recruiting marketing è
è il fatto di agire prima. E cioè, io in qualità di azienda non posso ricordarmi di avere delle pagine social, dei siti internet, dei blog, quando voglio pubblicare un annuncio di lavoro, un job post, ma le devo mantenere attive, veicolando la cultura aziendale, la mission, la vision, veicolando anche quelle che sono le attività e l'impegno nell'ambito sociale, culturale della mia organizzazione, della mia azienda. In questo modo io che cosa faccio? Vado a creare dei follower, vado a creare un bacino di follower. E chi sono questi follower? Chi sono i follower di un'azienda che opera nel marketing o nell'IT? Sono persone interessate a quel settore e quindi sono dei potenziali candidati. Magari dei candidati passivi, delle persone che in quel momento non sono interessate ad un nuovo lavoro, però si innamorano della nostra azienda, del nostro modo di fare. E dopo per noi sarà molto più facile attingere da questo bacino di utenza quando avremo la necessità di andare a cercare dei nuovi talenti. Cosa c'entra, mi direte voi, questo con la ricerca di un lavoro? Ve lo faccio capire subito. C'entra perché la ricerca attiva di un lavoro, noi in qualità di candidati dobbiamo imparare a considerarla come un vero e proprio processo di vendita, soprattutto nei vostri settori, settori nei quali nei prossimi anni la concorrenza aumenterà a dismisura e quindi le aziende faranno a gara per portarsi a bordo, ma solo i talenti migliori. Cosa vuol dire considerare il processo di ricerca di un lavoro come un processo di vendita? Voi saprete sicuramente che la vendita è caratterizzata da alcune regole, dei pilastri, che sono sempre uguali. Sia che io stia vendendo delle mele al mercato, sia che io stia vendendo degli smartphone, sia che io stia portando avanti dei processi di vendita da milioni di euro, non cambia nulla. Occorre conoscenza del prodotto, innanzitutto. Se io voglio introdurre nel mercato un nuovo modello di smartphone, io che cosa devo fare? Devo conoscere quel prodotto. Questo mi darà anche l'opportunità di individuare il mio target di riferimento. E poi devo studiare il mercato di riferimento e capire come individuare la clientela, capire anche quali sono le leggi, le regole non scritte, i trend del mercato. Poi devo fare attività di marketing e qui casca a pennello, ovviamente. L'attività di marketing. Sappiamo tutti che io posso anche offrire il miglior servizio del mondo, avere il miglior prodotto del mondo, ma se lo tengo nascosto nel retro della mia bottega, nessuno lo vedrà mai. Poi la negoziazione. La negoziazione è un altro dei capisaldi della vendita, la contrattazione, quello che ci permette ad entrambe le parti di ottenere un risultato e si spera poi di arrivare alla sottoscrizione del contratto. Ora, ricollegandoci a quello che è il nostro obiettivo, il primo step, la prima regola, abbiamo detto che la conoscenza è il miglioramento del prodotto. E se io sono un candidato e devo cercare attivamente lavoro, il prodotto da che cosa è rappresentato? Il prodotto è rappresentato da me stesso, è rappresentato dalla mia storia, dalla mia esperienza personale, professionale, dai miei punti di forza, dalle mie competenze tecniche, dalle mie competenze trasversali, le cosiddette soft skill o human skill. E io quindi devo conoscermi. Gli antichi latini dicevano nosce te ipsum. Noi dobbiamo, dal punto di vista professionale, in maniera molto pratica, oggettiva, senza filtri, imparare a guardarci, a capire qual è la nostra condizione attuale. Io da dove parto? Quali sono le competenze tecniche nelle quali sono forte? Mi posso proporre alle aziende? E quali invece sono i miei gap? Quali sono i miei punti deboli? Sia dal punto di vista delle competenze tecniche, ma anche dal punto di vista delle soft skill. La conoscenza di me stesso mi permette di fare un'altra cosa importante. Se io conosco il mio prodotto, so anche il mio prodotto dove può arrivare e quindi ho la possibilità di identificare quello che è il punto di arrivo.
punto di arrivo per un candidato junior può essere rappresentato, ad esempio, dall'individuare quello che è il settore nel quale vorrebbe operare. Per un professionista vorrebbe significare individuare i successivi step di carriera. Se io ho chiaro il punto di partenza e il punto di arrivo, dopo risulterà più semplice per me iniziare a tracciare il sentiero, la strada che io dovrò percorrere. Poi la seconda regola riguarda lo studio del mercato e l'individuazione della clientela. Cosa vuol dire nel nostro caso, nella ricerca attiva di un lavoro, studiare il mercato, conoscere il mercato? Vuol dire conoscere il mercato del lavoro. Vuol dire conoscere anche le regole non scritte, i trend, i cosiddetti trend di riferimento. Vuol dire conoscere il nostro settore nel quale noi vogliamo operare o operiamo, se siamo già dei professionisti affermati. E io come posso fare per studiare il mercato? La parola d'ordine, secondo me, soprattutto nei vostri settori, è formazione continua. I vostri settori, il settore marketing, il settore IT, sono dei settori nei quali quello che io imparo oggi, tra 2 anni, è vecchio, è superato. Pertanto mi deve entrare nella testa l'idea della formazione continua. Io devo formarmi ed informarmi continuamente, che vuol dire seguire corsi, aggiornare le mie certificazioni, ma vuol dire anche non commettere l'errore, un errore che commettono molti professionisti, di rimanere prigioniero della mia operatività quotidiana, di rimanere prigioniero delle mura della mia azienda. Io rimango nella mia azienda, mi preoccupo soltanto di quello che è il lavoro che svolgo quotidianamente e non guardo oltre. Invece è un'ottima cosa quella di avere sempre lo sguardo verso l'orizzonte. Io devo vedere le altre aziende in che modo lavorano, che cosa fanno le competitor, che cosa fanno i miei colleghi. E poi devo informarmi, e oggi abbiamo tutti gli strumenti a disposizione per informarci, social network, blog, partecipazione ad eventi, workshop, webinar come quello di oggi. Poi devo naturalmente investire tanto sulle competenze tecniche, inutile nascondere, il vostro settore è un settore in cui le competenze tecniche in un candidato contano tantissimo. Però nello stesso tempo non devo commettere mai l'errore di sottovalutare le soft skill, le competenze trasversali, come la capacità di lavorare in team, la capacità di risolvere i problemi, la capacità di leadership. Spesso mi sono capitati dei candidati del settore IT che mi hanno detto: sai, il mio miglior collega, il mio miglior amico è il PC, è il computer. Che è anche giusto, però io gli dico sempre: non dimenticarti che lavori in un'azienda fatta di esseri umani, di persone con le quali tu devi rapportarti per riuscire a fare gol, per riuscire ad arrivare a raggiungere i tuoi risultati. Quindi non dimentichiamoci delle nostre soft skill e prendiamo anche in considerazione eventualmente l'ipotesi di fare percorsi di coaching per andare a rafforzare, ad allenare le soft skill richieste per il nostro lavoro, così come facciamo per le hard skill. Poi studiamo le aziende di nostro interesse. Studiare le aziende di nostro interesse ci dà l'opportunità di conoscere queste aziende, di capire in che modo si comportano, qual è la loro cultura, qual è il loro modo di lavorare e che cosa chiedono ai loro dipendenti, che cosa chiedono ai potenziali candidati, quindi a noi che stiamo cercando un lavoro. Dobbiamo aguzzare la vista, l'ingegno, osservare, avere sempre occhi aperti. E poi questo lavoro ci permetterà inevitabilmente di andare a conoscere anche le tendenze del mercato, che cambiano, sono effimere, ma che contano tanto, soprattutto in un settore come il vostro. Un'altra regola tipica della vendita è la cura del marketing. Sappiamo che se un prodotto è ottimo ma non lo pubblicizzo, lo conosceranno poche persone, rimarrà un privilegio per pochi eletti e non è quello che vogliamo. Ed è lo stesso ragionamento che deve fare un candidato, che devo fare io in qualità di candidato, quando sto cercando attivamente lavoro. E la parola d'ordine in questo caso è personal branding. Io devo puntare sul personal branding.
Oggi abbiamo tutti gli strumenti e li conoscete meglio di me, visto che operate in questo settore. Basta avere delle pagine social curate, basta avere dei blog, condividere dei video, dovete raccontarvi, dovete rendervi conoscibili, riconoscibili, quasi ingombranti, dovete raccontare quello che sapete fare, quello che avete fatto, mettervi in mostra e curando. È un lavoro, mi rendo conto, lungo, lento, progressivo, ma che dà sempre i suoi frutti. Perché se noi andiamo a curare le nostre pagine social, se andiamo ad utilizzare tutti gli strumenti a disposizione, ci rendiamo visibili e di conseguenza possiamo mostrarci riconoscibili ai recruiter che sono sempre pronti a prendere in considerazione quelli che sono i talenti migliori. Naturalmente siamo sempre a caccia dei talenti migliori anche quando non cerchiamo direttamente personale. Un'altra regola della vendita, è un assunto più che una regola, è che il cliente ha sempre ragione. Se voi ci pensate, ragionavo prima, quando io faccio un acquisto su un sito di e-commerce, che cosa guardo? La prima cosa che guardo ovviamente è la convenienza economica, ma non è solo l'unico elemento che mi spinge ad acquistare lì. In genere guardo anche alla facilità dell'acquisto, alla possibilità di completare la procedura rapidamente, alla possibilità di essere assistito durante il processo di vendita e di essere assistito anche durante il processo di post vendita, qualora dovessero sorgere dei problemi di qualunque natura. Quindi che cosa guardo? Guardo la facilità, la semplicità. E questa è un'altra regola che noi in qualità di candidati dovremmo imparare a rispettare, cioè facilitare il lavoro del nostro cliente. E il nostro cliente, se noi siamo dei candidati, chi è? È l'azienda per la quale ci siamo candidati, è il recruiter al quale abbiamo inviato la nostra candidatura. Io come posso fare a facilitare il compito del recruiter? Innanzitutto curando il CV. Il CV è il nostro biglietto da visita. Sappiamo tutti che probabilmente nei prossimi anni il CV, si dice, verrà sostituito da quelli che sono i nostri profili social. Ma per il momento è ancora uno dei principali touch point, spesso l'unico, tra noi e l'azienda, tra noi candidati e l'azienda. E deve raccontare io chi sono, io che cosa so fare, io che cosa ho fatto e che cosa voglio fare. E soprattutto, essendo un biglietto da visita, anche dal punto di vista grafico, dell'organizzazione, delle parole chiave che contiene, deve essere uno specchio di me. A volte mi capita di ricevere dei CV da persone che bravissime, lavorano nel mondo del marketing, sono dei grafici, provetti, e mi inviano il CV Europass standard. E non è quello che io mi aspetto. Io mi aspetto di trovare nel CV della persona la sua passione, il suo mondo, il suo lavoro. Stesso discorso per la lettera di presentazione. La lettera di presentazione, se il CV è il biglietto da visita, io la definisco come il packaging, come la scatola colorata che racchiude il biglietto da visita dei candidati. E che è poco utilizzata in Italia, ma io non sono d'accordo su questo aspetto, perché veramente ci può dare una marcia in più e può facilitare il mio lavoro di headhunter, perché in poche righe mi può far capire quel candidato perché devo prenderlo in considerazione, perché ha tutte o quasi tutte le skill richieste inserite nell'annuncio. Poi l'elenco dei lavori, il portfolio, l'elenco di tutto quello che noi abbiamo realizzato. Non devo essere io recruiter, headhunter, a chiedere a voi di condividere con me i vostri lavori. Mi aspetto di riceverlo, mi aspetto che sia già inserito, mi aspetto di trovare un link. Lo stesso vale per le pagine social. Quando io clicco sulle vostre pagine social, mi si deve aprire un mondo. Devo trovare tutto quello che fa parte di voi, quello che avete fatto. E devo riconoscere la vostra passione, rendetevi sempre visibili, io dico fatevi riconoscere, rendetevi ingombranti e facilitate il lavoro del recruiter. Io lo so che queste possono sembrarvi delle sciocchezze, me lo sento ripetere spesso, ma sappiate che il processo di ricerca e selezione, io dico sempre che è fatto di tanti piccoli tasselli, dei sassolini,
che presi singolarmente non hanno peso, ma messi tutti insieme in un sacco pesano tantissimo e a volte piccoli sassolini fanno la differenza, quindi giocatevi tutte le carte, non date nulla per scontato. Un po' come la metafora del puzzle, no Gianmarco, potremmo fare. Esattamente. Piccoli pezzettini che aiutano il recruiter a farsi un quadro generale. Ti chiederei ecco di arrivare alle battute finali del tuo intervento, così rispettiamo. Sì, arrivo subito alle battute finali, sono molto appassionato del mio lavoro, quindi ho difficoltà sempre. Un ultimo elemento riguarda la negoziazione, che ovviamente c'entra anche con chi fa ricerca attiva di lavoro. Per quale motivo? Perché il processo di ricerca e selezione è bidirezionale. Cioè, non date per scontato il fatto che sia solo l'azienda a dover verificare le vostre competenze tecniche, trasversali. Dovete fare anche voi lo stesso. Anche voi dovete avere ben chiaro quello che volete dall'azienda e quindi la possibilità di essere inseriti in un processo di inserimento, di crescita personale, professionale ed economica. Quindi imparate a mettere sul tavolo della trattativa quelli che sono i vostri obiettivi e a comunicarli. E per concludere l'ultima slide, programmazione e costanza, io mi rendo conto che quelli che vi ho dato sono degli elementi generici che andrebbero poi specificati. Per essere specificati richiedono tanto tempo, costanza, studio, preparazione. Però io penso che quando c'è la passione, quando c'è la costanza, qualcosa arriva sempre fuori. E utilizzo poi una metafora a me molto cara: l'acqua non dà mai forma alla roccia con la sua forza, ma sempre con la sua costanza. Quindi mostrate passione e tenete sempre duro, perché alla fine qualcosa salta sempre fuori, se la strada che avete imboccato è quella giusta. Mi taccio. No, no, grazie Gianmarco, figurati, lungi da me, ma è giusto per rispettare i tempi e ti ringrazio di Assolutamente. questo intervento così appassionato da insider del recruitment, del headhunting, quindi sono sicura che i ninja in ascolto hanno molto apprezzato anche i tuoi consigli. Io ti saluto, ti ringrazio e adesso, Grazie a te. ciao Gianmarco, a prestissimo, e adesso tocca ad Emanuela Spernazzati, consulente di carriera, executive coach e responsabile di risorse umane. Eccoti qui, Emanuela. Buongiorno, come stai? Buongiorno, ciao, molto bene, molto felice di parlare con voi. Benvenuta, benvenuta tra i ninja. Dunque, Emanuela, con te oggi approfondiremo un tema che Gianmarco ha accennato, no? Quello del personal branding. E infatti il tuo intervento ha proprio l'obiettivo di dare qualche consiglio pratico su come fare colpo sui recruiter. Perché non si tratta solo di una soft skill, no? Quella del personal branding, ma anche, come vedremo nel tuo intervento, di una hard skill, perché molte volte bisogna anche compiacere l'algoritmo di alcune piattaforme. Perfetto, io Esatto. ti ringrazio Emanuele e ti lascio la parola. Eccoci, parliamo di personal branding. Ecco quali le nostre slide. Allora, parliamo di fare colpo sui recruiter e sull'algoritmo di LinkedIn, ma iniziamo subito. Il personal branding lo conoscete tutti, lo conosciamo tutti, ci vuole un percorso specifico per strutturarlo, quindi vi do solo qualche punto fermo per me. Innanzitutto, che voi siate cercando lavoro, ma anche che voi stiate cercando clienti, collaboratori, fornitori, eccetera, siamo persone alla ricerca di persone e quindi alla ricerca di relazioni. Ricordiamoci che le persone scelgono le persone, quindi è molto importante che ci facciamo conoscere. È strano che io dica questa cosa volendo subito parlare di personal branding su LinkedIn. LinkedIn è il social del business, è per quello che tendo a parlare principalmente di questo, perché lì intessiamo delle relazioni che ci portano a trovare lavoro, trovare clienti, eccetera, ma è anche il social per elezione del personal branding. Lo è perché lì possiamo creare valore e regalarlo. Intendo dire che attraverso il nostro profilo, attraverso i nostri contenuti, possiamo dimostrare quello che sappiamo, in questo modo regalare qualcosa di utile, ma che ci ritorna in fatto di personal branding. Io dico facciamoci conoscere non solo ed esclusivamente con dei post freddi di contenuto, ma personal branding significa proprio creare un'immagine di noi che trasmetta esattamente quello che noi vogliamo che venga trasmesso.
LinkedIn, ma non solo ovviamente. Cerchiamo di coordinare tutti i touch point, quindi la persona ci incontrerà dove? Sia offline che online, questi punti devono essere coordinati. Questo per giustificare il fatto che vi ho detto la costruzione di un personal branding è di un personal brand è impegnativa. Bisogna studiarci un po' e poi andare ad allineare tutto, quindi tutti i social e anche l'offline per arrivare poi al colloquio. Per questo ci vogliono coerenza e costanza. Costanza l'abbiamo già detto forse tutti. Coerenza in tutti i punti. Abbiamo parlato di curriculum, abbiamo poi parlato di appunto ricerca del lavoro. In ognuno di questi punti devo ritrovare esattamente le stesse cose. Il percorso, abbiamo già detto, parte dalla consapevolezza di noi. Io ho inserito la nostra promessa e i nostri valori. Questo ho bisogno di vederlo nel profilo LinkedIn e nei contenuti. Ovviamente avrò studiato il target, dovrò conoscere il mezzo su quale io sto portando le mie informazioni, soprattutto su LinkedIn, i contenuti. LinkedIn si basa su profilo, contenuti e network. Non posso fare personal branding senza uno di questi. Contenuti però è tutto, è quello che io scrivo sul profilo, è il commento che vado a scrivere sotto al post di un'altra persona. Contenuto è tutto. E poi devo misurare. Abbiamo una dashboard, anche qui ci vorrebbe un pochino più tempo per spiegare di non leggere i numeri così come sono. Alle volte poche visualizzazioni, ma di persone che ci portano verso l'obiettivo sono molto, molto meglio di tante visualizzazioni che però non ci portano da nessuna parte. Per un libero professionista avere tante visualizzazioni solo dai concorrenti, ad esempio, potrebbe non essere quello che desidera. Allora, vediamo un po' come farlo. Il profilo deve essere creato per chi lo andrà a leggere e per l'algoritmo e deve puntare al futuro. Quindi mai creare un profilo LinkedIn seguendo le impostazioni che ci dà LinkedIn. Mi perdoni LinkedIn, ma noi prima dobbiamo progettare il nostro personal branding e poi pensare che il profilo LinkedIn è un pezzettino da inserire con coerenza lì all'interno. Quindi io so chi sono, so dove voglio arrivare, so chi mi deve leggere perché per darmi l'opportunità di arrivare lì e cosa deve leggere di me per convincersi che sono la persona giusta per arrivare lì e poi dov'è questa persona. Quindi ho dato per scontato in questo caso che fosse su LinkedIn, non è sempre detto. Il network deve essere in target e deve essere coinvolto. Questo è un punto molto importante dell'algoritmo. L'algoritmo diffonde i nostri contenuti nella misura in cui il test di prova su un certo numero di persone dà una buona risposta. Quindi, visto che lo mostra a un campione del nostro network e dei nostri follower, avere meno follower, un network più ristretto ma più coinvolto, fa gioco per noi e per la vita del nostro contenuto. Ovviamente dobbiamo conoscere il mezzo, sperimentare. Nel marketing si sperimenta, su LinkedIn si sperimenta, spesso mi dicono a che ora è meglio che io pubblichi? Dipende da quanto la tua audience è online, da quando hai il tempo, il modo di apprezzare i tuoi contenuti e interagire. Se è un video, può darsi che non lo guarderà durante le ore di lavoro. Se invece è un post breve relativo a un contenuto di lavoro, potrebbe essere di sì. Dovrai immaginartelo, ma soprattutto sperimentarlo. In modalità agile, fare un tentativo, provare, correggere. La misurazione, i contenuti ovviamente vanno creati per il lettore, significa che non dico quello che mi va di dire, ma ho raccolto, ad esempio, le esigenze dell'azienda, le esigenze del recruiter, dove vuole arrivare quell'azienda. Quindi io porterò dei contenuti, lo stesso se volessi acquisire clienti, che problemi hanno, che sogni hanno, come li posso aiutare con i miei contenuti. Quindi i contenuti sono per loro, sono poi per l'algoritmo, e di questo ne parliamo subito dopo, e mi devono portare al mio obiettivo. Quindi quando mi chiedono che cosa posso scrivere, aspetta, prima definisci l'obiettivo e fai il percorso inverso, come avevo detto. Quindi quale contenuto devi scrivere perché la persona decida che tu sei la persona giusta per risolvere un suo problema, per fare un passo avanti per il suo obiettivo.
vai a misurare tutto questo, non con le vanity metrics, ma andando a vedere che ciò che ottieni sia in linea con l'obiettivo, quindi che ti stia portando un pochino più vicino a dove vuoi arrivare. Vi ho lasciato qua l'ultimissima fonte, proprio di qualche giorno fa, che ci ha dato delle informazioni precise su come funziona l'algoritmo, perché poi ne tratterò nelle seguenti slide. Allora, ho preso il mio profilo giusto per privacy. Ognuno può avere un profilo differente, non è il profilo migliore del mondo, ognuno ha il suo. Vi voglio sottolineare alcune cose. L'immagine di copertina e la foto di copertina in LinkedIn sono molto importanti, sia per dare una compilazione completa del profilo che facilita il fatto che poi LinkedIn proponga il nostro profilo, sia per dare a chi va a visitare il vostro profilo subito un'idea. Ci sarebbe molto da dire su questo. Mi astengo, io dico solamente, di qualcosa di te, di qualcosa che in quel momento vuoi comunicare. Io voglio comunicare che sono top voice LinkedIn lavoro, ok, lo metto. Voglio comunicare che ho scritto un libro, lo metto. Voglio comunicare che, ecco, mettete l'immagine, il marchio, lo slogan della vostra azienda, se quello è il vostro punto forte. Se come personal brand il vostro punto forte non è l'azienda in cui lavorate, ma è qualcos'altro, potete studiare qualcosa di diverso. Per la foto invece mi serve che sia attuale, lo dico sempre, ma perché? Perché io già creo personal brand con questa foto, che avrò anche su altri social, e quindi mi fa già incontrare le persone. A colloquio stringerò la mano a questa persona che ho già visto. L'headline molto importante, perché è la parte in cui si fa più matching, specialmente la parte iniziale a sinistra è la più importante, perché quando commenterete e creerete dei contenuti verrà visualizzata la parte di sinistra. Quindi una cosa in più che vi ho messo, la storia di copertina. Potete decidere tramite telefono, cellulare, di creare un piccolo video che vada a abbinarsi alla foto di copertina. Dura 30 secondi, potete editarlo con dei sottotitoli, eccetera. Decidete voi. In un'epoca in cui si parla anche di video con presentazione, potremmo fare qualche cosa anche lì. La pagina. Se avete un interesse, se state cominciando a lavorare a qualcosa, sia che siate già assunti oppure no, avete la possibilità di crearvi una pagina che potete inserire all'interno delle esperienze, che va al di là della vostra esperienza professionale all'interno dell'azienda. Quindi crearsi una pagina personale anche per qualcosa di diverso, anche come portfolio. Vi faccio vedere il mio collega che insieme a me ha creato In Factor, una rubrica che va in onda ogni martedì mattina. Il suo profilo è totalmente diverso. Lui utilizza Canva, lui ama Canva, lui insegna Canva, ha utilizzato Canva. Questa è coerenza. Vado un pochino veloce per riuscire a farvi vedere tutto. La sezione in primo piano. Ecco, abbiamo già detto che dobbiamo un po' proporci, farci conoscere, eccetera. La sezione in primo piano, che non è tantissimo che esiste, alcuni ancora non ce l'hanno, consideratela una vetrina attraverso la quale voi potete comunicare e cambiare poi di volta in volta quello che volete comunicare, è la cosa più importante. In questo caso, ad esempio, io ho messo una mia presentazione, ho messo un'intervista a Rudy Bandiera, mi interessava proporre questa cosa, ho inserito un post, io rispondo a delle domande, questo potrebbe invogliare persone a farmi delle domande, potrebbe mostrare che i miei post generalmente hanno una buona interazione. Potete inserire un elevator pitch, potete inserire un portfolio, potete inserire un'intervista fatta, potete inserire delle slide, potete inserire davvero tanto. Quindi davvero far esplodere quello che altrimenti sarebbe un curriculum. Poi passiamo alla parte più curriculum, nella quale non dico tantissimo perché abbiamo già detto tanto. Le informazioni. Allora, intanto c'è una sezione informazioni che può essere la piccola presentazione o anche più lunga che mettiamo anche nel curriculum. Quando parliamo delle nostre esperienze, inseriamo le mansioni che abbiamo svolto, ma anche con il valore che abbiamo portato. Ovviamente, forse qui non metteremo tutte le informazioni dettagliate, magari gli achievement che possiamo inserire anche nel CV. Non lo so, valutate voi. Questa è una pagina pubblica, se la rendete pubblica. Però
Se avete notato, da un pochino di tempo possono essere inserite le competenze che io sto utilizzando in questa specifica esperienza. Se ho più esperienze, posso inserire prima in alto quella più interessante, secondo me, se sono esperienze tutte attive in questo momento. Non dimenticatevi di inserire le competenze proprio nella sezione, le referenze eventualmente, ma preoccupatevi che siano referenze che dicono di voi quello che interessa a voi dire in questo momento relativamente al vostro obiettivo futuro. In questo caso, meglio un'ottima referenza ben centrata da una persona che possa effettivamente essere un referente attendibile per quella cosa, piuttosto che tante referenze meno centrate. Potete aggiungere i progetti se volete. Passo a un'altra parte. Va bene il profilo, ma se non ho network e non ho contenuti, il personal branding non si crea. Considerate alcune cose relativamente al network. Ci sono persone che mensilmente ripuliscono la propria rete delle persone che non interagiscono. Questo mi permette di avere un engagement più alto. Posso anche andare a vedere se il profilo della persona che mi ha chiesto il collegamento è stato verificato, ovvero se ha un numero di telefono, una mail verificata. Questo per evitare che ci siano profili falsi. O posso vedere da quanto tempo non pubblica o non aggiorna il profilo. Considerate che la modalità creatore di contenuti vi può aiutare nella pubblicazione dei vostri post se avete almeno delle pubblicazioni costanti di 2 post a settimana. Una rete attiva vi aiuta tantissimo. Vediamo ancora cosa fare e cosa non fare. Prima di tutto, dalle ultime informazioni, perché sapete che LinkedIn non ci rilascia un how to su come rendere migliori i nostri post su LinkedIn, però al di là delle informazioni di base che conosciamo tutti, quindi niente muri di test, eccetera, eccetera. Lo studio che vi ho accennato prima, per il quarto anno esce questo studio che è proprio sperimentale e quindi mi pare 1200 ore di lavoro di analisi di post, ci dice che i tipi di post che possiamo, ci consigliano di utilizzare sono sicuramente i documenti, i sondaggi che sono un po' scesi perché si era un po' abusato del sondaggio, ma che ancora comunque funzionano, e chicca, i sondaggi con solo 2 risposte sono quelli che funzionano di più, probabilmente sono quelli che ci pongono di fronte a un bianco e un nero tra cui scegliere. I caroselli opposti alle gallerie di immagini sono stati cambiati proprio ultimamente, ovviamente i contenuti di testo e immagini. Questi sono, funzionano per l'algoritmo, funzionano per la persona. Ho sempre detto, scriviamo per la persona e anche per l'algoritmo, perché io penso si debba scrivere per le persone. Voglio fare colpo sull'HR, allora scriverò dei contenuti che siano dimostrazione di quello che dico di sapere. Quindi io di solito dico, non dirmi che sai, dimostramelo, anche con un post, anche con un portfolio. Però, per fare in modo che il nostro post poi venga visto, deve piacere anche all'algoritmo. Studi, sapete che è stato allungato, è stata aumentata la quantità di caratteri per i post. Studi ci dicono che un post però è meglio che non sia troppo lungo e neanche troppo corto. Quindi qui abbiamo un'indicazione. I video, quelli che vengono visti di più, abbastanza corti, e quelli che riescono meglio in formato quadrato, anche che poi così magari li riusciamo a riutilizzare. Le interazioni abbiamo scoperto nei primi 90 minuti, ci dicevano le interazioni sotto un nostro post, nella prima ora, nella seconda ora, nelle prime 12 ore, ecco, entro i 90 minuti le interazioni sono molto importanti, quindi cerchiamo di creare dei post, se creiamo dei post con un call to action alla fine o comunque se vengono commentati, cerchiamo di postare quando poi abbiamo un po' di tempo per curare il nostro post, significa per rispondere ad eventuali commenti, ad eventuali domande o a fare domande a chi ci sta commentando. Ci dicono che se abbiamo un social selling index maggiore del 70%, allora LinkedIn premia un po' di più i nostri post. Ecco, su questo proviamo a vedere, perché c'è un po' di lavoro da fare per questa parte.
Se noi inseriamo una call to action o comunque se le persone salvano i nostri post, ecco che LinkedIn se ne ricorda e propone più spesso i nostri contenuti a quella persona. Perché? Perché quella persona, creando, salvando il suo post, il nostro post, ha detto che il nostro post è molto interessante e l'interesse di LinkedIn è quello di creare contenuti interessanti per le persone. Hashtag sì, ma non troppi. Indicativamente 3, 4, 5 possono andare, davvero non troppi, altrimenti vengono penalizzati. Tag sì, ma per due motivi, controlliamoli bene. Uno, il primo motivo è non tagghiamo persone non interessate, perché è veramente una cosa che può disturbare. Due, non tagghiamo persone che tendenzialmente poi non interagiscono, perché questo invece ci può penalizzare a livello di algoritmo. Cose quindi da non fare. Abbiamo scoperto che è meglio non essere i primi a inserire il primo commento sotto il nostro post. Adesso c'è una novità, non so se c'è già per, cioè, non c'è ancora per tutti, possiamo anche pinnare il post, il commento che ci interessa di più in alto. Ricordatevi, se volete mettere un link nei commenti, di non scrivere nel primo commento, a meno che poi non andiate sempre a verificare che rimanga come primo commento. Non facciamo modifiche al testo, quindi re-editing al testo, perlomeno nei primi minuti. Questo potrebbe penalizzare. LinkedIn ci dice che ora possiamo inserire dei link nel testo, stiamo ancora un attimo attenti. Possiamo piuttosto inserirli in un commento, magari non essere noi a creare il primo, oppure inserirlo poi nel post, però qualche minuto dopo. I tag e gli hashtag, come vi ho detto, sì, però con moderazione. Queste cose, le ultime cose che vi ho detto, facilitano l'algoritmo e in questo senso facilitano anche la diffusione dei nostri contenuti. Ma ricordatevi che prima di creare dei contenuti che poi ci riportano alla nostra pagina, al nostro personal brand, dovremmo avere, al nostro profilo, al nostro personal brand, dovremmo avere un profilo ben fatto, quindi che rispecchi noi. Anche quello che dicevamo anche rispetto al curriculum, se sono un creativo oppure no, io mi aspetto di vedere questa cosa già nel profilo. Ricordiamoci che i recruiter abitualmente guardano sia il profilo che il curriculum, quindi queste due cose devono andare insieme. E una volta che il tutto è coordinato, allora posso cominciare a scrivere dei contenuti sapendo che le persone mi cercano o per nome e cognome o per skill o perché hanno visto i miei contenuti e quindi li hanno trovati interessanti e quindi hanno deciso di andare a vedere chi è la persona che sta scrivendo. Ecco, ovviamente se volete mi trovate su LinkedIn. Grazie Emanuela, grazie. Davvero consigli molto utili, molto puntuali, molto verticali e soprattutto che bello aver conosciuto, no, quella fonte di studio con le ultimissime novità dell'algoritmo, quindi ti ringrazio per aver divulgato queste recentissime novità in casa LinkedIn. Io ti ringrazio a nome di tutti Ninja, ringrazio tutti i relatori che hanno partecipato oggi e ci avviamo così alla chiusura di questa quinta e ultima giornata della Ninja Pro Week e quindi chiedo alla regia, ecco, di supportarmi in questo momento finale. A voi che siete rimasti fino alla fine, come vi avevo promesso all'inizio, diamo in anteprima il link per accedere ai Black Days, quindi da questo momento trovate tutto il catalogo Ninja Academy scontato fino all'80%. Quindi sono giorni davvero imperdibili e irripetibili. Se avevate da un po' di tempo un percorso Ninja in wishlist, adesso è il momento di aggiudicarvelo al miglior prezzo. Quindi io vi lascio scatenare al link che adesso la regia pubblica nei commenti e vi ringrazio per aver partecipato così numerosi a questa settimana di pause pranzo passate insieme. Spero che tutti i consigli che vi abbiamo dato a tema social media, a tema e-commerce, a tema digital marketing, marketing automation e oggi poi da un punto di vista di carriera, di HR, di recruitment, vi siano stati utili. Dunque, vediamo, aspettiamo il commento della regia. Ci siamo, eccolo qui, quindi do ufficialmente l'inizio ai Black Days di Ninja e vi auguro buono shopping. Ciao a tutti, ciao Ninja!